Terza catechesi, il battesimo di Gesù. Ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il mio figlio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Momento storico nel quale inquadrare il battesimo di Gesù Cristo, e poi lo vediamo subito per quanto riguarda il nostro rapporto con lo Spirito Santo. Il battesimo di Gesù Cristo, questo dovreste già sapere, quando avvenne? Quando Gesù faceva il falegname? Sì o no? Il battesimo di Gesù Cristo avvenne dopo il primo anno di predicazione del Vangelo? Avvenne prima il battesimo o la predicazione del Vangelo? Prima il battesimo, poi Gesù cominciò a predicare il Vangelo. Gesù non ricevette il battesimo quando faceva il falegname, quindi quando smise di fare il falegname fu battezzato, poi cominciò a predicare il Vangelo. Quindi il battesimo si pone come momento di svolta tra la vita di falegname e la vita di predicatore del Vangelo. È un momento di svolta, un momento chiave nella vita, nell'esperienza umana di Gesù di Nazaret. Gesù, quando ha lasciato di fare il falegname, lo ha ripreso a fare 3-4 anni dopo che aveva predicato? Dice: mo, ho predicato il Vangelo per 3 anni, un attimo di pausa, torno a fare il falegname, mi ripiglio e poi continuo. Ha fatto questa cosa Gesù Cristo? No. Smesso di fare il falegname, non ha più ripreso il suo vecchio mestiere. Quindi, davvero col battesimo è cambiato. Passa dalla cosiddetta vita privata a vita pubblica. Bene, quando Gesù Cristo faceva il falegname, predicava il Vangelo? Quando Gesù Cristo faceva il falegname, faceva i miracoli ai malati di Nazaret e dintorni? No. Se faceva i miracoli, figuriamoci, da lì a poco smetteva di fare il falegname, perché tutti quanti venivano a Gesù Cristo per ricevere i miracoli. Quando faceva il falegname, Gesù che faceva? Che produceva? Sedie, tavoli, gli aratri, i falegnami a quei tempi mettevano i ferri ai cavalli, ai buoi, falegname, basta. Perché si chiama vita nascosta? Perché nessuno vedeva in quella vita che lui era figlio di Dio. Tant'è vero che quando gli abitanti di Nazaret sentono che Gesù Cristo si è messo a fare i miracoli o si è messo a fare il predicatore, dice: questo è un falegname, chi si mette a fare il predicatore? Si mette a fare i miracoli, chi si sa fare i tavoli, le sedie, non sa fare i miracoli. Da tanti anni stato con noi, ha fatto questo. Nessuno accettava la nuova versione della vita di Gesù Cristo perché lo conoscevano come falegname. Per cui quella si chiama vita, la vita nascosta, nel senso che la tua divinità era nascosta, nella vita della predicazione questa emerge con le azioni soprannaturali. Però è meglio dire allora che nella sua esperienza di uomo Gesù Cristo ha fatto tutto il cammino. Allora guardate, Gesù Cristo era Dio e uomo, uomo perché figlio di Maria, Dio perché figlio di Dio. L'uomo, Gesù di Nazaret, è nato nell'anno zero. Il figlio di Dio quando è nato? È eterno, c'è sempre stato. Da quando esiste Dio Padre, esiste Dio Figlio. Se non si chiama manco Dio Padre il Padre, perché non c'era il Figlio. È sempre stato. Quindi come Dio è sempre esistito, come uomo anno zero, nato Gesù Cristo di Nazaret. Questo è importante. Gesù,
In questo fatto di essere Dio e uomo contemporaneamente c'è stato un mischiume, per esempio, Gesù per imparare a leggere e scrivere dovette andare a scuola? O lo sapeva già perché era Dio? Gesù per fare un tavolo doveva pensarci, doveva fare il progetto, o lo sapeva già fare perché era Dio? Quando a 5-6 anni il padre lo portava nel laboratorio per imparare a mettere un chiodo e fissare due legni l'uno sull'altro, Gesù lo sapeva già fare perché era Dio o doveva imparare dal padre? Se Gesù Cristo doveva imparare le cose materiali di questo mondo, quelle spirituali le sapeva fare? Chiamasi miracoli, chiamasi esorcismi, che sono molto più elevate, molto più impegnative, molto più forti di quelle materiali? Lo sapeva fare? No. Ma come c'è Dio, poteva farlo? No, perché Gesù ha fatto i passi da uomo senza aver niente scontato nel suo cammino. Doveva imparare tutto nella sua realtà umana. Gesù che lingua parlava quando era nella Palestina, a Nazareth? Il latino lo sapeva? Il greco lo sapeva? No. E quando l'aveva studiato? Ma era Dio, lo sapeva per sapienza infusa? La sua divinità non va a scavalcare, a rovinare, ad alterare la sua umanità. Come Dio è Dio, come uomo è uomo, è pienamente uomo ed è pienamente Dio contemporaneamente. Questo è molto importante, perché fa capire bene poi per i miracoli come vengono le cose. Allora, Gesù Cristo, quando va a ricevere il battesimo del Giordano, lo Spirito Santo ce l'aveva già in sé o no? Come poteva essere che non possedeva lo Spirito Santo se lui era stato concepito per opera dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo c'era in lui, per forza di cose, da uomo stiamo parlando. E allora perché il battesimo? Che cosa avviene nel battesimo? Ecco la differenza, che dicevo l'altra volta, tra il possedere lo Spirito ed essere unti nello Spirito. Il passaggio che ha fatto Gesù Cristo nel battesimo di Giordano è quello che fanno i nostri ragazzi con la cresima: diventare unti dello Spirito. Qui ci sta aprendo delle cose infinite e bellissime. Cerco di essere semplice nel massimo dei modi. Gesù non era un peccatore, non era schiavo del diavolo, non aveva gli spiriti del male addosso attraverso i peccati. In Gesù non avviene quella che conviene a noi, che si chiama la conversione. Gesù non è mai stato schiavo di nessun peccato, neanche del peccato originale. Quindi il battesimo come morte dei peccati e nascita delle grandi a vita nuova in Gesù Cristo non è avvenuto, perché era la vita nuova già dall'inizio. Ma da uomo Gesù non possedeva l'unzione dello Spirito per poter fare il missionario. Fino a quel punto Gesù Cristo possedeva l'esperienza umana della famiglia, dell'amicizia, della preghiera, non so, attraverso per esempio i salmi della Bibbia, dell'Antico Testamento, della sinagoga, la storia dei profeti, la storia della salvezza, eccetera, eccetera, e agiva in quel modo lì. La sua esperienza umana l'aveva insegnato ad essere un falegname e faceva quello. Quella era la sua specialità, il suo talento. Sicuramente il suo lavorava bene il legno, ma non di più.
però era stato chiamato da Dio ad essere l'annunciatore del Vangelo per portare le persone lontane a lui, al Padre, quindi smette di essere lavoratore per diventare predicatore. Allora, per fare il falegname occorreva martello, i chiodi, la pialla, la sega, il trapano, la lima, la raspa, eccetera, eccetera. Per fare il predicatore che serve? Degli altri utensili, che non sono utensili materiali, sono utensili spirituali. Come si chiamano gli utensili spirituali? I carismi. I carismi sono gli strumenti che Gesù Cristo riceve per poter fare il predicatore. Parlare con una parola che quando parli converti le persone. Chi lo poteva fare? Ho detto, se Gesù Cristo si fosse preparato facendo 10 anni di studio di teologia, arrivando ad avere dei concetti elevati, quando poi predicava la gente, diceva Dio è l'essere creatore del cielo e della terra, perfettissimo, è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cominciò a fare la teologia, questa sarebbe passata qualche decina di chilometri sopra le teste delle persone, non convertiva nessuno, la volta dopo non andava più nessuno ad ascoltarla, perché erano concetti umani, idee, e nel migliore dei casi avrebbero arricchito la cultura religiosa di qualcuno che gli piaceva la cultura religiosa. Ma Gesù Cristo non era venuto per arricchire culturalmente i religiosi, era venuto per convertire i peccatori e richiamarli con la conversione al Padre. La parola di Gesù Cristo doveva avere una potenza che arrivava non qui, ma scendeva qui, doveva far provocare il pentimento a coloro che erano lontani da Dio e il desiderio di tornare a Lui. È facile fare queste cose? Voi genitori riuscite con i figli, quando sbagliano, a fargli provocare il pentimento e a farli tornare sulla via giusta? Non sono cose che si possono ottenere con sforzi umani. Ci vuole l'intervento divino, un miracolo, una cosa soprannaturale, una cosa che solo lo Spirito di Dio può operare nella persona. Allora, dopo il battesimo del Giordano, quando Gesù comincia a predicare, per esempio nella sinagoga di Cafarnao, la gente ascolta a bocca aperta. Che parole sono queste? Questa sapienza che è stata data? Ma i nostri maestri non parlano così. Quando parla lui ci si aprono i pezzi di cielo, ci si smuove dentro tutto quanto. E da lì a poco sperimentano quanto è potente la parola che usciva dalla bocca di Gesù Cristo nel posseduto che abitava a Cafarnao e stava anche lui quel giorno in sinagoga. Sperimentano quanto è potente la parola di Gesù Cristo nel momento in cui comanda allo spirito del male di abbandonare quella persona e andarsene via. Taci, esci da quest'uomo. Con poche parole Gesù Cristo esorcizza il posseduto e quello si rialza libero dallo spirito del male. L'altra gente, con decine di preghiere, ore, non hanno mai ottenuto la liberazione di quel posseduto. Gesù Cristo con poche parole la ottiene. Allora quella parola che usciva dalla sua bocca, quanto era potente? Era una parola unta dallo Spirito Santo,
era una parola donatagli da Dio in occasione del battesimo come strumento di lavoro per la conversione dei peccatori. Gesù non fabbricava tavoli con la sua predicazione, fabbricava santi, fabbricava peccatori pentiti. Questo utensile potente e potentissimo lo riceve nell'occasione del battesimo. Altro strumento che riceve Gesù Cristo, il potere di guarire i malati. È un potere così forte che è stato forse quello il più evidente, perché quando Gesù Cristo predicava, o prima o dopo la predicazione, all'inizio o alla fine dell'incontro, Gesù Cristo guariva tutti i malati presenti, che erano lebbrosi, ciechi, storpi con le grucce, stesi sulle barelle di allora. Non importava niente, venivano tutti guariti ugualmente, fino al miracolo che riguarda il corpo il più grande, la resurrezione dei morti. I Vangeli ricordano di almeno 3 resurrezioni fatte da Gesù Cristo, e i Vangeli sono libriccini piccoli piccoli, poche paginette. Figuratevi se potevano racchiudere 3 anni di vita pubblica fatta da Gesù Cristo. Quindi, se già in poche paginette Gesù Cristo viene raffigurato nell'atto di resuscitare 3 persone, quante ne avrà resuscitate durante i suoi 3 anni di vita pubblica? Chi sono queste 3 persone resuscitate da Gesù Cristo? Coraggio. La figlia di Gairo, che era un capo della sinagoga, ragazzina di 12 anni, il figlio della vedova di Naim, ragazzo di 18 anni, e Lazzaro. La resurrezione più importante di tutte era quella di Lazzaro, perché a differenza della figlia di Gairo, morta da poche decine di minuti, e la differenza del figlio della vedova di Naim, la stavo portando al cimitero, poteva essere morto da un giorno. Lazzaro era morto già da 4 giorni, era morto per malattia, quindi il suo corpo era già fracico prima di morire. Quando è morto, stato di composizione tremendo, Gesù Cristo lo ha risuscitato e ha fatto un miracolo più grande di quello che ha fatto Dio Padre quando ha creato il primo uomo, Adamo. Perché Dio Padre, per creare Adamo, secondo il racconto della Bibbia, prese il fango della terra, si fece pupazzo a forma di uomo, poi soffiò il soffio di vita dentro questo pupazzo e questo diventò un essere vivente. Ma il fango della terra è una cosa buona. Gesù Cristo è partito da un corpo in avanzato stato di decomposizione, con una puzza tremenda, e lo ha risuscitato dalla morte. Un miracolo dal punto di vista del corpo il più potente che si poteva fare. Per questo miracolo, siccome Lazzaro era molto conosciuto perché era uno dei più ricchi della Galilea e in genere dello Stato di Israele, tanti si convertirono. Questo miracolo gli provocò l'accostamento e la conversione anche delle persone altolocate in Israele. Allora, Gesù Cristo, la capacità di intervenire sulle malattie, di togliere e di ridare la guarigione, dove l'ha presa? Ce l'aveva lui dentro se stesso? Era un potere nascosto nei 9 decimi del cervello che noi non conosciamo e che con tecniche, scuole di New Age si possono scoprire e così possiamo diventare fonte di guarigione? No. Non era un potere che stava nel suo corpo, non era un potere che stava nella sua testa, non era un potere che stava nelle sue mani come un pranoterapista che col calore guarisce i malati. Lui questo potere ce l'aveva per via dello Spirito Santo. Quindi non veniva da se stesso,
il potere della guarigione dei malati, venivano dal carisma, dal dono dello Spirito Santo. Lui che ce l'aveva guariva i malati. Se ci provava un altro a guarire lo stesso malato, non ci riusciva. Perché solo chi ha quel carisma poteva realizzare quel miracolo. Mettiamo che un giorno Gesù Cristo non poteva stare nella folla dell'assemblea e la gente aspettava di ascoltare la parola di Dio e i malati aspettavano di essere guariti. Gesù Cristo non c'era. Beh, dice Gesù Cristo, fateci ascoltare la Madonna. La Madonna avrebbe potuto parlare e convertire quelle persone? La Madonna avrebbe potuto guarire i malati? Sì o no? La Madonna avrebbe potuto fare, mettiamo, io faccio un caso ipotetico che non è mai venuto, se Gesù Cristo un giorno in cui c'era da fare la predicazione e c'erano i peccatori da convertire, i malati da guarire, non ci fosse stato, e al posto suo ci fosse stata la Madonna, avrebbe la Madonna potuto parlare all'assemblea di persone e convertire? Avrebbe potuto la Madonna guarire i malati? Sì o no? Sì o no? La Madonna aveva il carisma della guarigione dei malati? La Madonna aveva il carisma della predicazione? Quando mai Gesù fa parlare la Madonna alle folle? Mai. Non è il compito suo, non è la sua missione. La Madonna aveva altri carismi, nella preghiera, nella maternità spirituale di Gesù Cristo di tutti. Ho fatto un esempio ipotetico per far capire che chi ha quel carisma può lavorare in quel senso. La Madonna non è stata chiamata da Dio a diventare una predicatrice, per cui il suo compito era diverso, aveva altri carismi per altri scopi, mica sono soltanto i carismi per la predicazione, quelli fatti dallo Spirito Santo, ne esistono molti altri, nella carità, nell'autorità, nel servizio. Beh, la Madonna era piena di grazia, accidenti se non c'era lo Spirito Santo. La Madonna ha operato grazie e miracoli. Qui si arrabbierebbero gli evangelici, i cristiani non cattolici. La Madonna non ha fatto e non fa nessun miracolo, neanche adesso. L'unico che fa i miracoli al cielo è Gesù Cristo. La Madonna intercede e la sua intercessione è efficacissima perché non può dire di no il Signore alla Madonna. Quindi se la Madonna prega, miracolo avvenuto. Questo, sì, ma il miracolo lo fa lui, non lo fa la Madonna, neanche adesso che in cielo. La sorgente del miracolo è sempre Gesù Cristo. Come la Madonna, per esempio, la veneriamo e non la adoriamo. Adoriamo Dio, ma non adoriamo la Madonna. Avvengono per intercessione della Madonna. Sì. La Madonna ha fatto, alla nostra Cana, mica ha fatto lei il miracolo. L'ha fatto fare a Gesù Cristo. Chiesto al figlio, e anche se il figlio sembrava che gli avesse detto di no, la Madonna, sicurissima che lui non avrebbe lasciato cadere nel vuoto la sua richiesta, ha detto ai servi, fate quello che vi dirà, non sapendo quello che Gesù Cristo avrebbe detto ai servi di fare. Questa è la realtà. Allora, chi ha quel carisma può operare quelle grazie, chi non ce l'ha non lo può fare, farà altre grazie, altre cose che il suo carisma gli permetterà di fare, ma non tutti abbiamo il suo carisma, non tutti possiamo fare le stesse cose. Qui verrebbe fuori il discorso di San Paolo del corpo umano, dove dice che i carismi nella Chiesa sono tanti, ognuno ha una funzione particolare, la salute del corpo è quando tutti gli organi del corpo umano fanno bene il loro lavoro, ma il loro proprio, non quello dell'altro. I polmoni non possono fare il lavoro del cuore,
il cuore non può fare il lavoro del fegato, il fegato non può fare il lavoro dei nervi e così via. Quando ognuno degli organi fa bene il proprio compito, per quello per cui esiste, il corpo è in perfetta salute. Quando nella Chiesa ognuno vive bene il proprio carisma, allora la Chiesa va avanti alla grande. Quando qualcuno, ognuno si mette a fare i carismi degli altri, è un macello. Allora, Gesù Cristo, ripeto, doveva diventare predicatore, per cui nell'occasione del battesimo riceve i doni che erano necessari per quel compito, non per altri. Parola, guarigione dei malati, liberazione dello spirito del male. Gesù Cristo, quando incontrava un posseduto, non aveva bisogno di dire: Padre mio, ti prego, libera quest'uomo. No, io ti ordino, esci da quest'uomo e non vi tornare mai più. Gesù non prega il Padre per la liberazione del posseduto. Gesù gli comanda allo spirito di andarsene via e di non tornare più. Gli spiriti del male sono spiriti bravi, obbedienti, ossequiosi e rispettosi, o sono il perfetto contrario? Al comando di Gesù Cristo, vattene via da quest'uomo e non tornare più, lo spirito risponde: scusa che ci sono entrato, adesso vado via, non ho più nessun fastidio. Fa così lo spirito? Oppure: no, questo è un possesso mio, me lo tengo, tu non mi caccerai via, vattene via tu, non io. Lo spirito reagisce nella ribellione al comando del Signore. Chi vince tra i due? Per andarsene via lo spirito, chi gli comanda di andarsene via deve essere spiritualmente più potente dello spirito che deve essere cacciato via. Gli spiriti del male di per natura sono inferiori, uguali o superiori a noi uomini? Tu dici superiori, tutti d'accordo? Sono del male, sono precipitati, sono superiori o no? Aspetta, di per natura ho detto, non di per grazia. Gli spiriti del male di per natura sono superiori, uguali o inferiori in potenza a noi uomini? Lo spirito del male è uno, lo spirito è solamente spirito, non una parte materiale. Noi uomini siamo fatti, si dice qui, 50% spirito, 50% carne, che è la nostra parte debole. Lo spirito del male è un potere più ampio di quello di un essere umano. Mi ripeto, come diceva un esorcista molto bravo dopo tanti anni di questa, mi si dice: se Dio lasciasse libero l'ultimo degli spiriti dell'inferno, l'ultimo nel senso di quello meno potente di tutti, di quello che rispetto a Satana, Lucifero e Beelzebul è un folletto, uno spirito insignificante, se Dio lasciasse libero di fare questo spirito ultimo quello che vuole, quello prenderebbe la terra come una palla da baseball, la tirerebbe verso il sole e nel giro di poche ore via scomparso il genere umano. L'ultimo, lo spirito del male di suo, di per natura, è molto superiore a noi esseri umani, perché è uno spirito, e anche se prima era uno spirito di luce, poi col peccato di ribellione è diventato uno spirito di tenebra, sempre spirito è rimasto. Quindi la natura sua è superiore a quella umana. Per cui, se un uomo va a affrontare lo spirito del male di suo, con le sue forze, è perso in partenza. E non so, dicendo, quante volte ho visto nel campo giovanile, giovani, disprezzare quelli che si drogavano,
quello squalo, quello che verme di persona è, schiavo di quella sostanza, che deve vergognare, gente che deve morire. Io non lo farò mai una cosa del genere. Quando uno dice io non farò mai questo tipo di peccato, è come se lanciasse un guanto di sfida allo spirito del male, così dice, ah, tu non lo farai mai? E io questo ti faccio cadere, in questo peccato ti faccio cadere. Da lì a poco il giovane deve andare sul sorridente. Perché nessuno può sconfiggere lo spirito del male con le sue forze. L'unico modo è di sconfiggere le forze di Dio. In Gesù uomo, ecco la cosa meravigliosa, in Gesù uomo finalmente è abitato lo spirito più potente dello spirito del male che stava nei posseduti. Perché i Vangeli raccontano dell'indemoniato di Gerasa? Che era una cosa tremenda. Quest'uomo che aveva tanti quegli spiriti addosso che non si chiamavano, non so, 3-4 nomi, ma si chiamavano Legione. Nessuno lo capisce questo perché siamo moderni. Legione significa esercito, perché noi non siamo né uno né 10 100, siamo un'armata, siamo centinaia di migliaia qui dentro. Era così posseduto quest'uomo che andava in giro giorno e notte, non dormiva mai, andava in giro nudo, abitava nei cimiteri, si batteva con le pietre, dimostrava. Quando la gente d'intorno, per cercare di frenare questo posseduto, si mettevano d'accordo, gli faceva trappola, lo legavano con le catene di acciaio, quello spezzava le catene d'acciaio come se fossero fuscelli, come se fossero fili d'erba. Per quanta forza possedeva quest'uomo, ma non perché era muscoloso lui, perché lo spirito del male abitava dentro di lui e aveva una forza sovraumana. Nessuno era mai riuscito a bloccare, sottomettere quest'uomo. Quando Gesù Cristo lo affronta, con pochi comandi manda via tutta quell'esercito di spiriti del male e gli permette di andare in un branco di porci numeroso di circa 2000 unità, i quali impazziscono e si vanno a gettare ed affogare nel mare della Galilea, e nessun mandiano riesce a badare ai porci impazziti. Gesù ha fatto questo scambio, questo transfert, per far capire alla gente che cosa gli stava dentro quest'uomo, quanti ne erano e quanto era grande il suo potere, capace di cacciarli via tutti quanti. Allora, nel battesimo del Giordano, Gesù Cristo viene equipaggiato dallo Spirito Santo con il carisma della liberazione, il quale fa abitare in quest'uomo uno spirito, lo Spirito Santo, o meglio, la potenza dello Spirito Santo, sufficiente per poter liberare i peggio posseduti. E Gesù Cristo dice che se è venuto in mezzo a voi colui che ha potere di cacciare gli spiriti del male e nessuno di voi ci riesce, questo significa che finalmente è venuto il regno di Dio sulla terra, perché Satana per la prima volta è sconfitto. Allora, gli esorcismi di Gesù Cristo, oltre che essere un atto di misericordia per quel poveraccio di posseduto che trova addosso tutta sta sul macello di robaccia, è un segno potente della venuta del regno di Dio su questa terra. Il diavolo è sconfitto. Con Gesù Cristo perde. Chi è dalla parte di Gesù Cristo diventa vincitore con Gesù Cristo. Chi si schiera dall'altra parte diventa perdente, come perde il diavolo nei confronti di Cristo, nello scontro con Gesù Cristo. Ci siamo? Queste cose oggi sono pane quotidiano, perché c'è una marea di gente che crede nel potere del male e non crede nel potere di Cristo Gesù. Per cui il satanismo, l'occultismo stanno crescendo soprattutto nel mondo giovanile a dismisura.
ci sono sempre più maghi, sempre più operatori dell'occulto, sempre più sette di questa categoria, di questo genere. Chi è in grado di sconfiggere questa gente? Chi ha il tiro potente dello spirito per poterlo sconfiggere? Allora, Gesù nel battesimo del Giordano riceve lo Spirito Santo, è tutto benissimo. Allora, questo cambiamento avvenuto in Gesù Cristo da falegname a predicatore avviene attraverso il dono dello Spirito Santo. Quindi il battesimo che cosa fa nelle persone? Cosa fa il battesimo? La cosa più importante che fa il battesimo. Battesimo dallo Spirito Santo. Per quello è purificato il peccato originale, perché c'è lo Spirito Santo, se no come si può andare via il peccato? Il dono del battesimo è lo Spirito Santo. E qualcuno potrà dire, bene, la cresima non è lo stesso, certo, perché la cresima è la confermazione del battesimo. Chi fa il catechismo non sa che la cresima si chiama cresima o confermazione? Perché conferma il dono del battesimo. Perché nel battesimo da piccoli si riceve nella fede della Chiesa, da grandi si riceve per fede propria. Allora è la conferma del dono dello Spirito Santo. Quindi in questa occasione il battesimo di Gesù Cristo è più simile alla cresima che non al battesimo in quanto tale, perché Gesù Cristo non è peccato originale e nessun altro peccato da mandare via. E invece qui riceve i doni per poter essere predicatore. Allora, da questa occasione Gesù non viene più chiamato Gesù figlio del carpentiere, viene chiamato Gesù il Cristo. Per noi la parola Gesù Cristo è diventata così nel linguaggio scontata che Gesù Cristo per noi è come nome e cognome. Antonio Rossi, Giovanni Brambilla, Gesù Cristo. A quei tempi invece la cosa che definiva la persona era il suo nome. Il cognome era un appellativo. In Abruzzo dice Giovanni di Andrea, perché figlio di Andrea, oppure nipote di Andrea, il cognome significava la sua provenienza. È sempre stato più importante il nome del cognome e non viceversa come oggi. Allora, Gesù, non Cristo, Gesù il Cristo. Gesù, la persona nella quale l'unzione dello Spirito abita nella sua pienezza e massimo grado. Allora, fino al battesimo Gesù il falegname, dal battesimo in poi Gesù il Cristo. Noi siamo Cristi. Sto andando a sulle cose principali perché più di tanto non possiamo, dico presto al compimento. Venne una voce dal cielo, tu sei mio figlio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Ecco, non poteva mancare Gesù, figlio di Dio, secondo la persona di Trinità, Spirito Santo, sceso in Gesù Cristo, la terza, Dio Padre, dov'è? Eccolo, si manifesta, parla, tu sei il figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Io penso che questa cosa qui la possono capire soltanto chi ha avuto figli spirituali o materiali, o tutti e due insieme. Generare un figlio è una cosa da Dio. Dio è padre. Che fatto così? L'amore significa generare, dare la vita a qualcuno. È una cosa profondissima questa. Tu sei mio figlio, l'amato, colui che amo, colui per il quale io vivo, colui per il quale mi faccio servo, colui per il quale do tutto me stesso,
per la tua gioia, per la tua felicità, per la tua piena realizzazione. Ma anche l'inverso, in te ho posto il mio compiacimento. E voi genitori avete subito questa cosa qua. Arriva il figlio, anche il bambino. Mamma, oggi ho preso 10 a scuola. Arriva il ragazzo delle superiori, ho fatto la modalità, ho preso, adesso non so più come, a miei tempi era 60-60esimi in modo più, oggi com'è la modalità? Centesimi. Ho preso 100 centesimi. Oppure massimo dal punto di vista dello studio, ho preso 110 lode la laurea. Quanto è bravo mio figlio dal punto di vista dello studio. Poi ovviamente la bravura di un figlio non si riduce a livello dello studio, a livello morale, a livello di volontariato, a livello... Tante cose possono qualificare una persona, ma se il figlio si comporta bene, è un bravo ragazzo, dà soddisfazioni al padre, ai genitori. In te ho trovato, ho posto il mio compiacimento. Tu mi dai la gioia di vivere col tuo comportamento, con quello che fai, con quello che pensi, con quello che decidi, con quello che dici agli altri. E vi dico di più, questo è stato il motivo dell'intervento del padre per quanto riguarda la protezione del suo figlio. Perché quando il padre trovò il figlio che lo ha amato fino alla morte di croce, che lo ha benedito fino a dare la sua vita per lui, che figlio che c'ho, che meraviglia, ma cos'è che non ha fatto di buono, che obbedienza estrema, che lo ha risuscitato dai morti. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, e adesso nel nome di Gesù Cristo ogni ginocchio si piega in cielo e in terra degli inferi, per quello che ha fatto sulla croce, discendendo agli inferi, perdonando i peccatori, amando gli assassini. Potrebbe Dio Padre dire di ciascuno di noi: in te Marco trovo il mio compiacimento, in te Lia trovo il mio compiacimento, in te Nicola trovo il mio compiacimento, o no? Perché il figlio che non si comporta bene, invece di dare gioia ai genitori, fa il perfetto contrario. Allora noi compiacciamo Dio o dispiaciamo Dio? Che figli siamo? Siamo i figli che si comportano sempre guidati, ispirati dallo Spirito Santo, o i figli che si comportano guidati, ispirati dallo spirito del male, della ribellione, delle torture, di non so che cosa, di quale tipo di peccato? Signore Gesù Cristo, ti preghiamo, comincia davvero a effondere il tuo spirito su ogni cuore, su ogni mente, su ogni corpo, su ogni persona qui presente, perché il tuo Santo Spirito, datore di vita, perché colui che è la terza persona della Trinità è la causa dell'unione delle tre persone, da tanto da essere una cosa sola e un Dio solo, si possa rivestare pienamente la nostra vita. Signore Gesù Cristo, il tuo dono, l'obiettivo della tua passione, morte e resurrezione, della tua missione su di noi, era quello proprio che il tuo spirito fosse nei nostri cuori. E noi stiamo facendo questo cammino per vivere del tuo spirito, essere animali del tuo spirito e vivere con la sua unzione per il bene del nostro prossimo. La tua benedizione di onnipotente scenda e rimanga nella nostra vita, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Alleluia, alla prossima catechesi. Grazie, buonanotte.